Amici di Weekend Dance, lo spettacolo continua. Siamo ad Aversa in piazza Vittorio Emanuele per un nuovo punto franchising. Sofì, guardate il servizio. So Sofì finalmente arriva anche ad Aversa in piazza Vittorio Emanuele. I vostri nomi? Ilenia, Raffaella. Allora, patatina fritta, cuoppo, pizza fritta. Che cosa la avete? La prima volta l'ho assaggiato. Cosa? Il cuoppo. Com'era? Buono. Com'era il cuoppo? Buono. Voi siete di Aversa? No. Da dove venite? Caivano. Cos'è il cuoppo di terra? Spiegalo lì. È un insieme di arancini, zeppoline. Sono cose buone. Cose no? Buone, fritte, che ogni tanto fanno bene. E meno male che lo dice, la voi avete già dato? Sì. Avete mangiato anche voi tutto questo? Sì. Che voto diamo a questo cuoppo? 11. Che voto diamo al cuoppo? 1000. Viva il cuoppo! Tu continua a mangiare, mangia. Guarda. Cuoppo di mare, cuoppo di terra, pizza fritta, patatineria, panuozzo volendo. Insomma, signora, lei che cosa piace in modo particolare? Di tutto quello che ho detto? Tutto. Quindi lei non assaggia un po' di tutto? Sì, sì, ma sicuramente. Una preferenza ce l'ha. Patatine, no? Patatine. Ma poi Sofì ci voleva qui ad Aversa, mancava un punto così, no? Sì, sì. Perché è buono Sofì, ma spieghiamo, Sofì, che cos'è? Il cuoppo che veramente ci voleva qui ad Aversa. Ma non solo cuoppo però, Anche... cuoppo di mare, cuoppo di terra, patatineria, pizza fritta. Tutto buonissimo. Hai assaggiato tutto? Sì, ho assaggiato tutto. Lo consegniamo alle persone che ci stanno guardando da casa di venire qui da Sofì ad Aversa? Sì, tutto buonissimo. Nuovo punto Sofì, naturalmente ad Aversa, piazza Vittorio Emanuele, con alcuni amici, ve li presento. Nunzio. Rosi. Sara. Che cosa abbiamo mangiato di buono? Pizza fritta. Poi? Poi il cuoppo. Di mare o di terra? Di terra. Basta però. Buono, tutto buono, eh? È tutto buonissimo. E tu invece? Io ho mangiato le patatine e il cuoppo di terra. Cuoppo di terra e patatine. Tu invece? Cuoppo, solo cuoppo. Com'è? Splendido. Incontro Rita, come stai? Buonasera Dino, buonasera Weekend Dance, tutto benissimo. E meno male, e naturalmente mancava Sofì ad Aversa ed è arrivata Sofì. E siamo qui, siamo arrivati qui a Piazza Vittorio Emanuele, Sofì Franchising. Ho chiesto a molte ragazze i loro gusti, chi mi ha detto le patatine, chi mi ha detto il cuoppo di mare, il cuoppo di terra, la pizza fritta, il panuozzo, insomma sono preparate. Certo, diciamo che uno dei punti forza dei nostri negozi sono proprio la varietà che si può trovare qui, insomma veramente riusciamo a venire incontro a tutti i tipi di palato. È vero, anche di esigenze gastronomiche volendo. Assolutamente, no? Assolutamente, sempre tenendo presente la qualità dei prodotti. Che la qualità e la tradizione, direi. Assolutamente, no? Tradizione e rivisitazione in chiave moderna, diciamo. Esatto. Il nostro. Quindi, se qualcuno che ci sta guardando in questo momento dalla Campania, anche da fuori regione, volesse ulteriori informazioni per un franchising, Sofì, cosa bisogna fare? Allora, deve semplicemente andare sul nostro sito, che è www.sofì.it, e lì troverà tutte le informazioni per poterci contattare.
always run late on a plan, and I like a good man with humor and warm hands. Possiamo dire è un vero e proprio assalto questa sera, no? Assolutamente sì, ci hanno invaso. Però veramente, meno male, anche ad Aversa un nuovo punto franchising, Sofì. Perché Sofì? Ma diciamo che mi sono fatto convincere soprattutto dal prodotto, dalla qualità, dal fatto che il prodotto viene cotto al momento, davanti al pubblico, ed è un prodotto genuino, pronto proprio come lo fanno i nostri genitori, le nostre mamme, i nostri nonni, quindi... Fa molto piacere che tu lo dica, perché le tantissime persone che ci stanno guardando in questo momento in televisione, quando una persona dice delle cose che sono vere, esatto, ben voglia anche di venire qui in piazza Vittorio Emanuele ad Aversa, da Sofì, numero 22, c'è una piazza bellissima, c'è cuoppo di mare, cuoppo di terra. L'idea, la pizza fritta, la graff, il saltimbocca di Cagnano, in più facciamo anche le alici fritte, sale e pepe. Ecco, che avete tutto. Tutto. Chiunque vuole può mangiare, può scegliere qualsiasi cosa vuole. E dal nuovo punto franchising qui ad Aversa in piazza Vittorio Emanuele ci spostiamo in un'altra location per guardare la produzione di Sofì. Amici di Weekend Dance, siamo nel laboratorio di Sofì a Cercola in provincia di Napoli. Diamo il benvenuto a Francesco Vanacore. Ciao Dino, benvenuto a te nei nostri laboratori. E la presenza anche di un tecnologo alimentare che si chiama? Salvatore Velotto. All'interno di questa struttura che appunto vengono lavorati i prodotti che poi vengono distribuiti ai vari punti vendita. Al tecnologo alimentare Salvatore Velotto chiediamo che concetto sposa l'azienda Sofì. L'azienda Sofì sposa un concetto di tradizione e innovazione. Il tecnologo ha, diciamo, rivisto le ricette della famiglia Vanacore, ricette storiche, sono state standardizzate senza aggiunta di sostanze estranee, tra virgolette, se le vogliamo chiamare estranee, guardando tutta la filiera, guardando l'approvvigionamento fino al prodotto finito e applicando un sistema di autocontrollo secondo metodologia HACCP e un sistema di rintracciabilità di filiera che permette di applicare una scadenza, un lotto e oltretutto permette di far capire alla gente che l'azienda è seguita da professionisti e sposa al concetto di qualità, di total quality e un concetto di sicurezza alimentare. Francesco, prima di salutarci vogliamo dare delle informazioni alle persone che ci stanno guardando in questo momento da casa e magari volessero far parte anche loro del franchising Sofì. Sì Dino, è molto semplice, basta andare sul sito istituzionale www.sofì.it, Sofì con due O. Ci sono delle mail di riferimento dove si possono inviare le proprie credenziali, dopodiché sarà ricontattato per un appuntamento de visu.